Allora, una cosa a me mi piace da a me A mi lui gli. e è una cosa che hanno usato già in tanti, però diciamo che non è il primo, i violini che continuano a fare la stessa nota Tremolo. e sopra mi sembra gli ottoni, insomma, le Yes. trombe che fanno una cosa a me, Tromboni, cioè corni. come finale proprio per me, se avessi scritto un finale, l'avrei scritto così. Quindi mi piace da morire, poi c'è anche, vabbè, qua è bella la scena, è bella loro che vanno via sul carro mentre c'è questa musica, insomma, è bello tutto, via. Sì, poi il tema che sentite fatto dagli ottoni, quelli con le palle quadrate, è quello di Chenier proprio. È lui. Quindi si risente anche questo tema che Alla ritorna fine. alla fine, con qualche dissonanza con la come per dire, le cose non vanno tanto bene, poi dopo che. Perché loro stanno andando a morire comunque, quindi il finale. È Cioè, questo è uno di triste. quei finali che per me, se esco dal teatro, mi fa sentire. Cioè, Una mi fa. No, mi fa merda. sentire bene perché esci che sei tutto spasimante. Tre dagli spasmi. Scusate l'italiano. Mariano, L'italiano. difficile, vedi? Anche lui c'ha lo stesso problema mio. Insomma, è bellissimo perché ti carica l'ultimo. Ma a proposito di carica, Ecco, ora abbiamo. passiamo all'ultimo. Posso fare l'introduzione Sì. io? Passiamo all'ultimo pezzo, che è un pezzo a lui molto caro, che stiamo cercando di andare a vedere, penso, da secoli, ma non ci riusciamo perché nessuno ha le palle di farlo, perché Giustamente. è troppo difficile. L'unico che ha avuto le palle di farlo, a quanto pare, è Bernstein. Tanto per cambiare. Dovremmo andare a Parigi il 31 maggio, ma mi sa che è tipo il lunedì, quindi non ci andremo neanche stavolta. Ci è andata male. Se Questa è. potete andare a Se potete Parigi, andarci, se passate di lì. guardatelo, è la seconda sinfonia di Mahler, detta Resurrection. Già solo il titolo, La Resurrezione, che è. Già, allora, già se conoscete Mahler, quando dici Mahler si apre un mondo a sé di tutti questi colossi musicali, il Superuomo, Nietzsche, superuomo, quella roba lì. tutta Allora questa roba. pensate a una sinfonia che si chiama Risurrezione e immaginatevi la cosa, nella scena della serie che noi andiamo a sentirla, si esce e lui è evaporato sulla sedia. Sì, a me piace particolare, a me A me mi, mi. sempre, noi siamo in Toscana, quindi si dice a me mi, a me quest'opera piace particolarmente soprattutto perché è modernissima, è una musica carica di tristezza, di, se si vuole anche di incazzatura, Sono di tutti sentimenti potenza. forti comunque, non è allegria o oh, gelato, che piacere, cioè sono No, cose sono proprio cose che quando pesanti. esci dal teatro ti senti male, Ti perché senti senti Mahler? Mahler. Perché io penso, cioè, sia Vergognati. come non so, l'intermezzo della Cavalleria Rusticana, ascoltatevelo, Sì, che poi che, faremo cioè, una cosa che vi dovremo. sentite toccati dentro, però quello dall'altro punto di vista come sentimento appunto di, più dolce, Mahler vi lascia sicuramente qualcosa dentro, se non vi lascia niente dentro vuol dire Siete che morti. avete qualche problema. Dovete stare attenti alla musica, insomma, vabbè, basta sentirla. Se non l'avete mai sentita, però, vi conviene guardare che facce fa il direttore, che è sempre Bernstein, quindi quello di tre, Due o tre volte due, fatto. tre, due, tre finali fa. Due, tre finali fa, c'era una volta. E si vede proprio che Cazzo c'hai? lui in questo pezzo gode. Come un riccio. Non ce la fa più, cioè non sta più nella pelle, se volesse andrebbe all'orchestra a baciare tutti, insomma. Allora, guardiamo. Ah, vedi? Thank you.
Grande. Purtroppo il video su YouTube finisce a questo punto. Non sappiamo cosa ha fatto Bernstein dopo. L'ho anche scaricato, ma non fanno niente. L'hai anche comprato. Comprato? Mm. Non si scarica la roba. Ah, l'ho anche comprato, sì, sì. E allora, la figata di questa sinfonia sono l'organico, vai. Ah, allora abbiamo 4 flauti, anche l'ottavia, di solito sono 2. 4 oboi, di solito sono 2. Anche il corno inglese. 3 clarinetti, che ci sta. 2 clarinetti piccoli, che di solito non ci sono. 4 fagotti. Controfagotto. 6 corni. 6 trombe. 4 tromboni. Aspetta, perché questa è l'orchestra vicina, poi c'è quella in lontananza. Eh sì, poi c'è un'altra orchestra dopo, perché ce ne sono 2. 6 corni, 6 trombe, 4 tromboni, tuba. Poi di percussioni c'è timpani, gran cassa per piatti, questa è roba normale, glockenspiel, eccetera, eccetera. Organico. Organo. Ah, no, c'è scritto organico, che cazzo vuoi? 3 campane gravi, tamburo rullante, l'organo, 2 arpe, violini, primi, secondi, violoncelli, ovviamente, viole, contrabbassi, soprani, eccetera, eccetera. In lontananza? 4 corni, tanto no, si scialano i corni, 4 corni, 4 trombe, timpani, gran cassa, piatti e triangolo fondamentale. Allora c'era il triangolo. Sì. Tutto questo messo insieme in quella orgiastica cosa che avete sentito prima, fantastico. Te volevi leggere la citazione, aspetta. Sì. Te la trovo. Allora, un altro cervello del periodo, no, è successivo, mi sa. Boh, mi ricordo. Un altro cervello, che è Schönberg, che può piacere e non piacere, tipo a me non piace particolarmente, però sicuramente è apprezzabile il lavoro che ha fatto, soprattutto per la storia dell'armonia, insomma. Ha scritto un manuale d'armonia, un affare alto così, che è tantissima roba, eccetera, eccetera. Schönberg dice sulla seconda di Mahler, l'hai trovato? Quando me l'hanno mandato? Il giorno che è morto, il 18. Tra l'altro il 18 maggio è centenario. Vai. Centocinquantenario dalla morte. No, centenario dalla morte di Mahler. Leggo io. Sì, Schönberg dice su Mahler. Dal cellulare lo sto leggendo, quindi il massimo della poesia. Ricordo benissimo che quando ascoltai per la prima volta la seconda sinfonia di Mahler, fui colto, soprattutto in certi passaggi, da un eccitamento che si manifestava persino fisicamente con violente pulsazioni del cuore. Alla fine, quel lavoro mi aveva procurato un'impressione straordinaria, al punto da vincermi involontariamente. Insomma, un'opera d'arte non può raggiungere esito più grande di quello di trasmettere all'ascoltatore le emozioni che si sono agitate nel creatore, con tale forza da farlo infuriare e imperversare anche in lui. E io ne ero stato travolto, completamente travolto. Direi che altri commenti sarebbero superflui. No, beh, come avevo già detto lei, insomma, è esattamente come mi sento io quando ascolto Mahler. E poi, vabbè, io un po' tutta la musica, però con Mahler particolarmente succede. Basta? Speriamo che ci sia. Proviamo a fare un video di 10 minuti. Molto breve, saranno venuti tipo 25. No, ma vuole, anche 40. Vorrei dire una cosa io. Comunque, faccio un appello così tutti lo vedono, così te non hai scuse. Poi, questi sono tutti i finali che ha scelto lui, benché io sia d'accordissimo su tutti, perché per carità divina, ci sono anche dei finali che avevo scelto io, ma il signorino qua giù ha perso il foglio in cui l'avevo scritto. Guarda, che uno era della Carmina Burana. Sì, uno di questi è mio, hai ragione. È vero. Vabbè, comunque ce n'erano altri che lui non ha messo perché questi sono i suoi. Poi dopo ci saranno anche i miei, spero. Sì. Se trova il foglio. Lo trovo. Lo trova, va bene. Allora, quando troveremo il foglio faremo anche altri finali. Ehi. E mi sono addormentato. Ci sono le nuvole fuori, quindi... Perché dovete capire che ora stiamo registrando con un cavalletto che sta sulla finestra. È pericoloso, tra l'altro. Pigio e casca, e noi invece siamo nella stanza. A noi ci piacciono. Tutto questo perché... Siccome è fresco, no? È giusto stare con la finestra aperta. La vecchia sarà felicissima. Salutiamo. Ciao, vabbè, vecchia. Ciao. Finito.